In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria sede sapientiae, ora pro nobis. Continua la vita di San Benedetto scritta da San Gregorio Magno. Sesto episodio, la vittoria sull'odio. Tutta la popolazione dei luoghi circostanti si andava ormai infervorando nell'amore per il Signore Dio Gesù Cristo, e molti abbandonavano la vita del mondo per sottomettere la durezza del loro cuore al giogo soave del Redentore. Ma poiché vi sono sempre uomini malvagi che invidiano le virtù dei buoni, senza fare nulla per conseguirle, avvenne che il prete della chiesa vicina, chiamato Fiorenzo, antenato del nostro suddiacono Fiorenzo, spinto dalla malizia dell'antico avversario, cominciò a nutrire invidia per le opere buone del santo, a denigrarne la vita, e ad allontanare da lui per quanto gli era possibile i visitatori. Vedeva bene però che non riusciva ad arrestare i successi di Benedetto e che, anzi, la fama della sua vita santa andava crescendo al punto che molti, proprio per il diffondersi della sua fama di santità, si sentivano chiamati uno dopo l'altro a un genere di vita più perfetto. Allora Fiorenzo, sempre più divorato dal fuoco della gelosia, diveniva ogni giorno peggiore. Egli ambiva alla stima di cui godeva Benedetto per la santità della vita, ma non voleva d'altra parte tenere una condotta degna di lode. Accecato dalle tenebre dell'invidia, giunse fino al punto di mandare al servo di Dio Onnipotente un pane avvelenato, come se fosse un'offerta di pane benedetto. L'uomo di Dio lo accettò ringraziando, ma non gli sfuggì l'insidia nascosta nel pane. Verso l'ora del pasto soleva venire dalla vicina foresta un corvo che riceveva dalle sue mani un po' di pane. Quel giorno il corvo venne come sempre. L'uomo di Dio gli gettò davanti il pane che aveva ricevuto dal prete e gli comandò: «Nel nome del Signore Gesù Cristo prendi questo pane e gettalo in un luogo dove nessuno lo possa trovare». Il corvo aprì il becco, stese le ali e incominciò a svolazzare attorno al pane, gracchiando, come se volesse dire che era pronto all'obbedienza, ma non poteva eseguire l'ordine. Benedetto gli ripeté più volte: «Prendilo, prendilo senza paura e gettalo dove nessuno possa trovarlo». Dopo aver indugiato a lungo, finalmente il corvo lo prese, si alzò in volo e si allontanò. Passate circa 3 ore, ritornò senza il pane e ricevette dalla mano dell'uomo di Dio il cibo consueto. Il venerabile padre, però, vedendo che l'animo del sacerdote si faceva sempre più ostile contro la sua vita, ne provò dolore più per lui che per se stesso. Fiorenzo, infatti,
Fallito il tentativo di uccidere il corpo del maestro, si accese del desiderio di uccidere le anime dei suoi discepoli. Con questo intento introdusse nel giardino del monastero in cui si trovava Benedetto 7 fanciulle nude che, tenendosi per mano e danzando a lungo sotto i loro occhi, eccitassero i loro cuori a desideri sensuali. Dalla sua cella Benedetto vide la cosa e temette per la caduta dei discepoli più deboli. Egli, d'altra parte, era ben consapevole che questa persecuzione riguardava lui solo. Perciò decise di cedere il campo davanti all'invidia altrui. Provvide al buon ordinamento di tutti i monasteri che aveva costruito, costituendo un superiore e aggiungendovi altri fratelli. Poi, accompagnato da pochi monaci, andò a stabilirsi altrove. Ma appena l'uomo di Dio nella sua umiltà si fu ritirato davanti all'odio di Fiorenzo, Dio Onnipotente colpì il prete con un terribile castigo. Infatti, mentre se ne stava sul terrazzo di casa sua, rallegrandosi immensamente per la notizia della partenza di Benedetto, all'improvviso, mentre tutto il resto della sua casa rimaneva intatto, quel terrazzo crollò e il nemico del santo, schiacciato tra le macerie, morì. Mauro, allora il discepolo dell'uomo di Dio, ritenne opportuno darne subito notizia al venerabile padre, che ancora si trovava circa 10 miglia dal monastero. Gli disse: «Torna indietro, perché il prete che ti perseguitava è morto». A queste parole l'uomo di Dio, Benedetto, rimase profondamente addolorato, sia per la morte del suo nemico, sia perché il suo discepolo se ne rallegrava. Egli impose poi a Mauro una penitenza proprio perché, comunicandogli una simile notizia, aveva osato mostrarsi lieto per la morte di un nemico. Pietro, quando dici è veramente bello e suscita in me grande ammirazione, infatti l'acqua fatta scaturire dalla roccia mi fa pensare a Mosè. Il ferro che risale dal fondo dell'acqua mi fa vedere Eliseo. In Mauro che camminava sulle acque vedo Pietro. Nell'obbedienza del corvo ricordo Elia. Nel dolore per la morte del nemico Davide. A mio avviso quest'uomo fu davvero ricolmo dello spirito di tutti i giusti. Gregorio. Pietro, l'uomo di Dio benedetto, ebbe in sé lo spirito di colui che, unico per la grazia della redenzione a noi concessa, riempì i cuori di tutti gli eletti. È di lui che Giovanni dice: «Era la luce vera, quella che illumina ogni uomo che viene in questo mondo». E ancora: «Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto». I santi di Dio poterono infatti ricevere dal Signore il potere di fare miracoli, non però la facoltà di trasmettere tale potere ad altri.
L'unico che poté concedere ai suoi fedeli la capacità di compiere atti straordinari è colui che promise di mostrare in se stesso, ai suoi nemici, il segno di Giona. Egli infatti si degnò di morire davanti ai superbi e di risorgere davanti agli umili, in modo che i primi vi scorgessero quello che dovevano rigettare, e questi ultimi l'evento che avrebbero dovuto circondare di amore e di venerazione. Ecco il risultato di questo mistero. I superbi vedono in esso l'ignominia della morte, gli umili ne ricevono invece il glorioso potere di vincere la morte. Sia lodato Gesù Cristo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.